Questa è la storia di un gomitolo di lana. Sapete quanta strada ha fatto per arrivare qui? Non molta, a dire la verità. Questo gomitolo è infatti un prodotto 100% made in Livigno. Ma cominciamo dall'inizio. Il gregge di pecore pascola sulle montagne da giugno a ottobre. Prima di rientrare nelle stalle, la lana viene tosata, raccolta e controllata. Solo la parte del vello più morbida passa la minuziosa cernita. Poi viene messa a mollo in una pozza di acqua corrente, dove rimane anche per più giorni. Ed ecco che si passa alla parte più impegnativa, il lavaggio vero e proprio, da effettuare a mano in acqua fredda. Lo sporco scorre via insieme all'acqua mentre si eliminano le impurità. Ma non bisogna essere troppo energici o bruschi, le fibre non devono essere stressate, altrimenti diventa difficile lavorarle. Una volta che è stata pulita, la lana viene messa ad asciugare, adagiandola sopra un lenzuolo nelle cassette. Il sole e l'aria fanno il resto. Ora abbiamo dei fiocchi disordinati che vengono portati in carderia. Prima la lana viene passata in un rullo con punte rade e grosse, poi in un macchinario dotato di pettini con denti sottilissimi che la lavorano a velocità sostenuta. Il risultato di questo procedimento è una nuvola soffice e calda, simile allo zucchero filato. Questa viene quindi affidata alle mani esperte delle donne per la filatura, un'attività tramandata grazie alle volontarie del museo. Proprio come un tempo, queste allegre signore si siedono tranquille con il filatoio a pedale e fra una chiacchiera e l'altra le loro dita lavorano veloci per trasformare la morbida cardata in un filo resistente. Gira, gira e gira ed ecco che, dopo molti passaggi, prende finalmente forma il nostro gomitolo. Ora è pronto per diventare calza, o maglia, o berretto, oppure tessuto. Vedete questo macchinario? Si chiama telaio e la tessitura è un lavoro che necessita pazienza e conoscenza, come ogni passaggio che abbiamo visto fino a qui. Metri e metri di gomitoli di lana vengono svolti e sistemati con abilità. I fili disposti per il lungo sono l'ordito, mentre quelli che passano orizzontalmente sono la trama. A seconda del tipo di lavorazione si creano calde coperte, mantelli, tovaglie, oppure il tessuto può diventare panno per confezionare resistenti vestiti. Quante mani hanno lavorato duramente per trasformare il vello di una pecora in tessuto, vero? Mani ruvide ed energiche, mani bagnate o ricoperte da guanti, mani leggere e sapienti. Tutte quante hanno contribuito a raccontare un pezzetto di storia della lana. Siamo sicuri che non guarderete più un gomitolo con gli stessi occhi.